Un cadavere appeso ad un ponte sul Tevere, la morte misteriosa di una escort. Dopo l'uomo che sussurra i potenti, torno alle spy story come negli anni 90 e la nuova spy story che uscirà a maggio sarà Il Direttore, una storia che si svolge all'interno della redazione di un giornale. Parte da un morto appeso e trovato sul Tevere ed una escort uccisa in modi misteriosi. Due fatti distanti tra loro, ma che legano questa spy story che si snoda tra il Vaticano, Roma, Varsavia e Milano. Il tutto all'interno della redazione di un giornale dove un direttore cerca di mediare con i suoi azionisti, per di più banche o industrie, ed anche con una redazione sempre in fermento. Il gioco del potere, dove il conflitto di interessi tra un quotidiano e i suoi editori, per di più banche o industrie, si rivela in tutta la sua drammaticità, con colpi di scena che faranno di questo romanzo un thriller cinematografico. Una nuova versione dell'uomo che sussurra i potenti o una spy story inedita? Sarà il lettore a giudicarlo. Probabilmente in molti si riconosceranno. In realtà è solo uno spaccato del conflitto di interessi che esiste in Italia tra stampa, magistratura e giornalismo.